la discussione di oggi perché la richiesta di mettere l'argomento all'ordine del giorno è avvenuta in un momento particolare. Ricordo che il momento coincideva con l'indomani degli attentati terroristici di Parigi e con una fase molto acuta, molto pesante. Di manifestazioni di reato, furti in appartamento in particolare e anche in negozi che avevano colpito quartieri della città e non solo di Pisa, poi anche di Cascina, di Pontedera, di Ponsacco, di Santa Croce, insomma un contesto ben più ampio. Quindi conviene anche dire cosa si è fatto da lì a qui. Ecco, era novembre. Io successivamente ho incontrato il ministro Alfano riproponendo il tema di un incremento delle forze dell'ordine, anche perché i fatti di terrorismo hanno calamitato necessariamente un'attenzione sulla piazza del Duomo e credo che non ci sia discussione che si possa fare su questa dimensione dell'impegno per la sicurezza di un complesso monumentale che è fra i primissimi nel mondo per notorietà e quindi può essere anche l'obiettivo di azioni. E perché Pisa, pur avendo questa caratterizzazione così chiara, non ha avuto, non aveva avuto e non ha avuto ad oggi nemmeno l'incremento di forza per un servizio antiterrorismo specifico. Quindi io nell'incontro con il ministro Alfano posi questo problema insieme agli altri. Loro hanno un dossier corposo di lettere, iniziative del Comune e come dissi pubblicamente all'uscita dall'incontro, lui aveva preso un impegno su questo aspetto, riconoscendo che il problema di un incremento della forza della Polizia di Stato, dei Carabinieri, insomma delle forze dell'ordine per la città è un problema vero, è fondato. Tant'è che nel patto per la sicurezza urbana che fu sottoscritto il 13 aprile 2015, c'è proprio, quindi sottoscritto anche dal governo, da un sottosegretario, c'è proprio un passaggio non solo di analisi che riconferma, no, la caratterizzazione della città particolare come città fortemente attraente per le funzioni che ha, ma dice: appare decisivo proseguire sulla strada avviata con il patto sottoscritto nell'anno 2010, teso anche a razionalizzare e incrementare i livelli di presenza delle forze sul territorio, adeguando sia gli organici che le dotazioni strumentali. Quindi questo è un obiettivo condiviso che ad oggi è stato disatteso. Noi abbiamo continuato poi a fare una pressione in diversi modi e abbiamo preso una nuova iniziativa, cioè abbiamo sviluppato un'iniziativa con il convegno, convegno nazionale che l'ANCI ha organizzato e ha svolto proprio a Pisa, dove io sono stato chiamato a fare l'introduzione, dove hanno partecipato altri colleghi sindaci e assessori. Un convegno che aveva al centro due temi: la nuova legge sulla sicurezza urbana, che tarda ad essere approvata, anche se sui tavoli di concertazione tra ANCI e governo una bozza è stata licenziata nell'ottobre 2015, e il tema delle città con funzioni metropolitane. Quindi l'attenzione, anche perché nel percorso di elaborazione del testo di nuova legge sulla sicurezza urbana,
hanno partecipato soltanto le città metropolitane, no? Quindi le città che sono definite come istituzione città metropolitana. Io credo che ci dobbiamo battere perché le città che hanno funzioni metropolitane siano riconosciute per adeguamento di servizi e di dimensione, di qualità della forza presente, qualità anche rispetto agli strumenti. Ovviamente in una situazione di carenza che si riflette sull'esigenza di rinnovo del personale, avete visto che i sindacati di polizia più volte hanno rappresentato un dato: l'età media del corpo di polizia di Stato della provincia di Pisa è di 47 anni, 47-48 anni, questo dice già. Poi ci sono i servizi d'ufficio, no? Poi ci sono le situazioni che conosciamo, ma non è questo un motivo valido per non fare scelte di priorità. Le scelte di priorità devono riguardare le città che hanno esigenze particolari. In Toscana Pisa ha esigenze che sono confrontabili solo con quelle di Firenze, poi ci sono dei casi specifici, c'è Prato che ovviamente ha esigenze per la grande concentrazione dell'immigrazione cinese, gli abusivismi che ci sono, eccetera. Però poi Pisa non è confrontabile con nessunissima altra città della Toscana, e quindi questo tema l'abbiamo riportato nel convegno cercando di darne una dimensione nazionale e rappresentando una proposta di aggiornamento anche delle politiche dell'ANCI. Io penso che rispetto a quanto diceva anche Garzella, il tema della sicurezza non sia secondo a nessun altro tema. È uno dei temi che stanno indebolendo e logorando la capacità del governo locale, quindi anche diciamo l'autorevolezza e il prestigio dei sindaci. Vedo che c'è ora chi si diverte un po' a fare una sociologia spicciola, una politologia sul declino diciamo dei sindaci e della forza dei comuni. Io credo che questo sia un fatto molto preoccupante, al di là di chi riveste la carica di sindaco o delle maggioranze che governano i comuni. Credo che se questo fatto può dare via via anche degli esiti di consenso, contribuire a spostamenti elettorali, c'è qualcosa di più grave che corrode, quindi l'astensionismo e quindi una disaffezione, una sfiducia che pervade anche chi a votare ci va. Quindi io non credo, metto questo fenomeno anche sulla sicurezza, ovviamente non è il solo fenomeno, perché poi in tante città c'è anche un indebolimento del sistema dei servizi pubblici, della qualità dei servizi. Io non credo siamo ancora in questa specie, no? Ma sulla sicurezza certamente abbiamo i nostri problemi. Quindi non credo ci debba essere e ci possa essere una sottovalutazione. Ripeto una cosa che ho detto tante altre volte: è sbagliatissimo contrapporre il tema della sicurezza urbana all'approccio inclusivo e alla necessità di sviluppare politiche sociali che prevengano anche situazioni di disagio in cui possa attingere il crimine. Se si ha attenzione sulla sicurezza urbana e si fanno buone politiche sociali e di integrazioni, si raggiunge il risultato migliore. Ecco, se invece i cittadini hanno la sensazione che vi sia un disimpegno sui temi della sicurezza urbana, si indebolisce anche la forza per fare politiche sociali, il consenso che serve per mettere risorse e mantenere il livello dei servizi sociali o delle politiche di integrazione. E io credo che anche da questo punto di vista, se si vanno a vedere gli stanziamenti,
l'accoglienza che di fatto si registra in città, no? Noi abbiamo il fenomeno molto sovradimensionato rispetto alle altre città della presenza di popolazione rom e di etnie, di altre etnie in campi e in appartamenti. Ormai siamo arrivati al punto che la metà sono quasi tutti in un campo e la metà in appartamenti, quindi la situazione è cambiata e lo squilibrio è migliorato, ma resta una situazione fra le città toscane, per esempio, assolutamente anomala per dimensione. Quindi siamo passati dai 1100 a 700 poco più, con una politica che, non voglio parafrasare Garzella perché non so se sono proprio d'accordo con lui su questo, però certamente per questo aspetto si è trasmessa l'immagine di una città che, come dire, ha detto non c'è la possibilità di venire e di creare una situazione più difficile. Abbiamo reso la situazione meno difficile, ma è ancora difficile. E credo che avere avuto nei mesi passati, non chiusura direi, ma accortezza anche sull'accoglienza dei profughi in questa situazione, ci consentirà, siccome il fenomeno dei profughi e di quell'accoglienza prima degli SPRAR, poi bisognerebbe saper ragionare davvero in modo sistematico, e qui ammetto che non siamo ancora all'altezza, non siamo all'altezza nelle città, non siamo all'altezza nemmeno noi, però diciamo, aprire questa strada in una fase che sarà lunga, secondo me, significa anche agire con equilibrio, no? Perché allora poi si possono governare, si può, diciamo, sulla base di esempi positivi, anche governare un fenomeno prendendoci la nostra parte di responsabilità e sviluppando anche politiche nuove, perché ormai il tema è quello di come si sviluppano anche gli strumenti di integrazione che sono solo molto parzialmente utilizzati dai comuni. Io recentemente ho fatto un incontro come Presidente di Lega Autonomia, in questo caso al Ministero dell'Interno, dove proponendoci anche per organizzare i comuni per fare certi servizi, abbiamo ascoltato proprio dai principali responsabili del Ministero che lavorano sullo SPRAR, no? una richiesta pressante all'ANCI, alle associazioni delle autonomie, di entrare in campo e di avere una capacità propositiva. Quindi nel convegno, che ha avuto un successo, abbiamo come dire, alzato il tiro e io non ripeto le cose che ho trasmesso la scaletta, che sostanzialmente è quella che ho fatto e ho letto al convegno. Se l'avete letta, chi l'ha letta ha visto che per ogni tema ho fatto anche degli esempi, perché in ogni caso, ecco, a noi non ci manca nessun esempio da fare, perché in ogni caso la nostra città ha dei numeri di accoglienza. Ora non parlo soltanto di quelle più problematiche, parlo dei turisti, parlo dell'accoglienza di tanti giovani, tanti studenti con l'università, insomma, parlo dei parenti e dei pazienti dell'ospedale, insomma, delle dimensioni reali della città. È chiaro che le frizioni, che a volte sono frizioni gravi, quindi rientrano proprio nel tema sicurezza, a volte rientrano in un tema che va distinto, ma che a volte i cittadini non sono così portati a distinguere, perché quando c'è disordine urbano, conflittualità in aree della città, disagio, no? Anche questo tema poi rientra dentro una visione che può diventare anche una visione molto negativa, no? E quando non si trovano soluzioni ai problemi ci si dimostra inermi, no? O incapaci di rispondere, i cittadini poi magari non ti dicono nulla, magari non c'è una protesta organizzata, ma poi ti fanno pagare un prezzo e lo fanno pagare a tutti. Ecco, credo che non sia un problema per chi pro tempore governa una città. Certamente chi governa ha una responsabilità in più, ma è un problema della politica locale, un problema molto serio della politica locale. Sulle questioni più concrete, quindi ho detto
incremento delle forze attive sul territorio e della qualità dei servizi. Noi abbiamo un ruolo propositivo e di spinta nel Comitato per l'Ordine Pubblico, non un ruolo passivo. Richiesta ai nuovi provvedimenti legislativi, quello che è in cantiere e che non si capisce perché non venga portato all'approvazione del Parlamento, colma un vuoto, perché le città hanno visto crescere fenomeni. Pensate al problema di come si è depauperato il circuito distributivo, no? Mini market che sono poco qualificati, alla stazione o in piazza delle Vettovaglie, che forniscono gli abusivi, che esercitano attività, no? Più volte sanzionata. Faccio un esempio, ma ne potrei fare altri. Cioè, noi abbiamo vissuto dei fenomeni che si sono incancreniti. Abbiamo fatto le acrobazie per fare ordinanze quando siamo stati indeboliti anche sul potere ordinanza, ma non perché, cioè, qualcuno avrà fatto anche delle baggianate, no? Delle ordinanze stile leghista, no? che hanno fatto ridere o piangere, insomma, no? Ma dove sono state fatte delle ordinanze in modo intelligente, non è stato così. Il Parlamento anche in quel caso non ha coperto i sindaci, e la sanzione della Corte Costituzionale è stata dovuta a un deficit di decisione del Parlamento. Oggi la legge recupera. Quindi la legge, diciamo, se verrà approvata, dà comunque un aiuto importante anche ai sindaci e ci consente di governare i patti per la sicurezza urbana dove l'abbiamo fatti. Noi abbiamo fatto un patto per la sicurezza urbana che è una cosa seria, che non scantona rispetto ai problemi, che ha portato la prefettura e la questura a condividere una lettura delle criticità nella città che è minuziosa. Ovviamente per essere attuato ha bisogno di sforzi e di forze adeguate, però ecco, non si può mettere in dubbio la volontà. Abbiamo fatto anche investimenti, si parlava di illuminazione, abbiamo fatto un grande investimento e rinnovamento dell'illuminazione pubblica, si parlava di potenziamento della polizia municipale, noi siamo stati bloccati nelle assunzioni dal decreto enti locali, cioè noi siamo stati presi di contropiede da dei provvedimenti che hanno limitato anche la capacità di incrementare il personale in un versante particolarmente delicato e importante, non solo per le funzioni sussidiarie della sicurezza urbana, ma per tante funzioni amministrative che sono fondamentali per la tenuta del comune, anche per la tenuta dei conti di un comune. Quindi chiedere lo sblocco di quel provvedimento è chiedere qualcosa di molto concreto, perché quel provvedimento ci aiuta e colma dei deficit di attenzione molto gravi. Cioè il Parlamento e i governi che si sono succeduti hanno una responsabilità pesante, e forse anche noi sindaci ce l'abbiamo perché non ci siamo fatti sentire abbastanza su questo versante. Perché non si può dire che la legge sia intervenuta a riconoscere criticità che sono diventate afflizioni gravi nella città. Abbiamo chiesto di poter ripristinare, non dico tutte le cose che si sanno già e che ho detto tante volte, insomma, dico alcune cose importanti, dei sistemi che proprio a Pisa si sono sperimentati, per esempio quello della georeferenziazione dei reati. A Pisa si era sperimentato un modello che ritagliava la città in 37 distretti e consentiva quotidianamente la condivisione delle denunce e quindi anche degli spostamenti sensibili sul territorio di particolari reati che destano allarme sociale, tipo furti in appartamento, spaccio di droga e altre cose. Ho finito. Questo provvedimento è stato riportato a livello nazionale, quindi
L'esperienza è stata valutata positiva, ma è migrata a livello nazionale e non abbiamo più lo strumento che ci consentiva di sperimentare un modo nuovo anche di controllare il territorio. Nel territorio noi abbiamo delle antenne sensibili, che sono i distaccamenti della Polizia Municipale, ma che sono anche cittadini, CTP. Nel patto per la sicurezza urbana di Pisa c'è un ruolo per i CTP e per i comitati di cittadini. Quando a Putignano c'è stato il movimento dei cittadini che ha fatto anche la manifestazione, l'assemblea, noi non ci siamo sottratti a un confronto, abbiamo avuto un'interlocuzione. Diciamo, abbiamo riconosciuto che un problema c'era e abbiamo cercato di creare un contatto con la Questura e con la Prefettura per affrontarlo. Era un problema derivante soprattutto dai furti in appartamento, sul quale la responsabilità comunale, diciamo, è relativa. Quindi ecco, un modello anche partecipato di sicurezza urbana e di controllo del territorio, io spero domani anche partecipato nella cura dei luoghi critici, nel recupero di edifici abbandonati. Servirebbero provvedimenti più forti anche per gli edifici di carattere privato, ma per quelli pubblici noi bisogna fare l'esperienza che si sta tentando in alcune città di riuso e di impegno anche locale nei quartieri, insomma, nella città, per una presenza attiva che fermi il degrado, quindi per una condivisione di beni che vanno considerati beni comuni, come la sicurezza e la lotta al degrado urbano è un bene comune, non c'è dubbio, no? Io credo che anche da questo punto di vista ci sia da fare un passo in avanti, ecco, di adozione di strumenti di partecipazione diretta che non abbiamo ancora sperimentato e che possono essere importanti a ricucire delle maglie del tessuto urbano che si sono lacerate e che io non credo sia facile recuperare con la crisi economica in tempi medio-lunghi. Ecco, non ho speranze che ci siano risorse pubbliche e private che immediatamente possano intervenire anche in questa situazione. Quindi ecco, io poi non aggiungo le cose che sono scritte nel patto per la sicurezza urbana, su cui abbiamo discusso altre volte. Credo che noi dobbiamo avere la capacità di non perdere l'impegno a seguire con grande attenzione questi temi, ovviamente anche a confrontarci quando ci sono visioni diverse, ma assolutamente senza sottovalutazioni e senza, diciamo, collocandoci allo stesso livello di sensibilità dei cittadini, non facendo la lezione ai cittadini. Ai cittadini si può spiegare una visione più esperta, più competente, che rende conto, che giustifica anche degli stati di difficoltà, ma ai cittadini non si può dire che i problemi non esistono perché ideologicamente li togliamo dal tavolo. Ecco, io questo è quello che ho cercato di fare dall'inizio. Ovviamente questa visione poi, per essere attuata, applicata, incontra tante difficoltà che dobbiamo superare. Grazie Sindaco.